Buongiorno e ben ritrovati gentili telespettatori, questo è il primo TG Flash delle ore 11, andiamo con le ultime notizie perché la professoressa Maria Rosaria Capobianchi, l'infermiera Claudia Ali Bernini e l'operatore sociosanitario Omar Altobelli domenica 27 dicembre, oggi alle ore 7:20, sono stati i primi in Italia a ricevere il vaccino anti-Covid-19 all'Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani di Roma, lo riporta l'agenzia di stampa ANSA. Oggi infatti è la giornata del vaccino anti-Covid-19 in Italia, dopo le prime dosi arrivate ieri nel nostro paese. Diminuiscono esponenzialmente i nuovi contagi Covid in Italia, nonostante un tasso di positività in aumento, come conferma il bollettino di ieri, sabato 26 dicembre. I nuovi contagi nelle ultime 24 ore sono 10.407, 19.000 invece erano stati quelli della giornata precedente, così come sono diminuiti i morti, 261 contro i 459 della giornata precedente. Sono 81.285 i tamponi processati, secondo i dati del Ministero della Salute. La giornata precedente invece si era fermata a 152.334. Il tasso di positività è del 12,8%, in aumento rispetto alla giornata precedente del 12,5%. In totale da inizio pandemia i casi sono arrivati a 2.038.759, le vittime in totale sono 71.620 unità. Gli attualmente positivi sono 580.941, i dimessi e i guariti 1.386.198. La provincia autonoma di Bolzano ha comunicato che invece i dati verranno aggiornati direttamente oggi. Nuovo bollettino dell'unità di crisi regionale per il coronavirus della giornata del 26 dicembre in Campania. Sono 539 i nuovi casi di positività accertati su 6.446 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore in Campania, di cui 489 asintomatici e 50 sintomatici. Sono ben 515 i guariti, 8 le vittime, che incrementano il bilancio dei morti fino a 2.678 unità da inizio pandemia, 7 nelle ultime 48 ore e 1 registrato nella giornata di ieri. In virtù del minor numero di test sale a 8,5% il rapporto tra tamponi e contagi. Ieri non ci sono stati ricoveri in terapia intensiva, ma 98 persone sono finite invece nei reparti di degenza ordinaria. In Campania al momento ci sono 80.563 persone positive. In 15, in un bar del centro a Napoli, senza mascherina, festeggiando il Natale tra musica e schiamazzi. È successo a Napoli, dove sono intervenuti gli agenti del commissariato Vicaria Mercato e dell'ufficio Prevenzione Generale. Il titolare dei clienti, cittadini domenicani, sono stati sanzionati per in ottemperanza alle misure anti-Covid-19. Il locale rimarrà chiuso per i prossimi 5 giorni. Ancora in via Carbonara, gli agenti dell'UPG hanno notato un negozio di telefonia in piena attività e alcuni avventori che, alla loro vista, si sono allontanati rapidamente. I poliziotti, una volta entrati, hanno sanzionato il titolare, un 42enne pakistano, con precedenti per in ottemperanza alle misure anti-Covid-19, con la chiusura del locale per 5 giorni. Sei passeggeri provenienti dal Regno Unito sono risultati positivi alla cosiddetta variante inglese del Covid-19. Questi presentano le mutazioni del genere S tipiche di questa variante. La notizia è emersa a seguito del lavoro svolto dai ricercatori dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, in corso ulteriori studi di stretta collaborazione con i ricercatori dello Spallanzani. Da domenica 20, infatti, tutti i passeggeri provenienti dal Regno Unito sono stati sottoposti a tampone nasofaringeo molecolare ed i positivi sono stati prontamente individuati e messi sotto monitoraggio. Immediatamente è stato effettuato il sequenziamento per accertare se il ceppo appartenesse effettivamente alla variante inglese. Dopo l'incessante lavoro dei ricercatori è emerso che sei presentano le mutazioni del gene S tipiche di questa variante. Lo studio rientra nel progetto GenoCovid, partito dalla regione Campania nei primi mesi della pandemia, con l'obiettivo di studiare in maniera approfondita il virus attraverso la tempestività di campionamento sul territorio, l'identificazione di focolai e la ricostruzione filogenetica del virus e della sua diffusione. Il bollettino odierno dell'ASL di Caserta registra appena 70 nuovi casi di Covid-19 in tutta la provincia, ma nonostante ciò si registra anche un incremento della percentuale in rapporto ai tamponi processati, 451, che sale nuovamente al 15,5%. Fortunatamente nella giornata di ieri non si registrano decessi nel casertano, i guariti sono invece 58 per gli attuali positivi, che aumentano di 12 unità. Attualmente risultano 5.351 pazienti positivi in tutta la provincia di Caserta. Passiamo
Passiamo adesso al Napoli, quindi al calcio. Azzurri che saranno impegnati il 3 gennaio in casa del Cagliari. Gattuso potrebbe recuperare Kalidou Koulibaly per la panchina, mentre Osimhen è ancora in dubbio e resta da valutare. L'attaccante ex Lille, infatti, migliora, ma le sue condizioni destano ancora preoccupazioni. Per questo potrebbe non essere rischiato per la trasferta sarda e tornare direttamente con lo Spezia il 6 gennaio. Diversa invece la situazione che riguarda Dries Mertens. L'attaccante belga salterà sicuramente le prime 3 partite dell'anno. Gattuso spera di ritrovarlo in Coppa Italia contro l'Empoli o la domenica successiva in campionato. Per questa edizione di Prima TG Flash è tutto, appuntamento tra qualche ora sempre sui nostri canali. Un caloroso arrivederci.